Ma buonasera, oggi di cosa voglio parlare in questo video? Voglio parlare di una cosa molto breve, ma molto interessante, credo che interesserà a tanti. Voglio parlare dei manga, ma niente di specifico. Praticamente io stavo cercando il manga di Giorgi, perché non l'ho mai letto, devo essere sincera. Ho letto altri manga che purtroppo non posseggo, ma mi sono stati prestati in tempi addietro. E appunto volevo leggere Giorgi, ma non si trova praticamente niente, a meno che non si vada su eBay e quindi si voglia spendere un po' di soldi, cosa che adesso sinceramente non posso fare. Ho fatto altre spese, ma comunque non sono affari vostri. E quindi mi sono imbattuta in questo sito che raccoglie tantissimi, tantissimi manga, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Giorgi purtroppo l'ho trovato soltanto in lingua inglese. Infatti, quando faccio la ricerca mi esce fuori di Giorgi inglese. Però ci sono tantissimi fumetti, perché adesso io non voglio incitare alla pirateria. Dei fumetti assolutamente, però purtroppo ci sono tante tante edizioni che ormai sono esaurite. Altre costano un occhio della testa perché sono introvabili e altre ancora ci sono talmente tanti numeri che anche volendoli comprare diventerebbe una cosa oscena. Per esempio, c'è anche One Piece che a molti piace e c'è sia in inglese che in italiano. Infatti, se io vado su One Piece si trovano veramente un casino di numeri, One Piece 702, 693, cioè una cosa assurda. Anche per dire Mao Dante, purtroppo c'è solo in inglese, vedete? Mentre il mio adorato Devilman, se lo scrivo giusto, magari esce anche qualcosa di interessante, c'è sia in italiano che in inglese. Neo Devilman non l'avevo mai sentito. Vabbè, poi Devilman Lady c'è solo in inglese. Amon the Dark Side of Devilman italiano. Comunque si trovano veramente un casino, ma un casino di cose. Qui ad esempio ci sono i 5 volumi. Ecco, questi si trovano per dire, quindi non è che sia impossibile, però tanti. Tanti non si trovano. Lady Oscar, volevo vedere. Lady Oscar, Le Rose di Versailles. Ci sono tutti e 20 volumi. Adesso non so di che edizione sarà. Volevo vedere. Ci sarà scritto, presumo. Sta mettendo una vita a caricare. Mi sembra normale perché quando si ha una connessione che fa schifo, purtroppo si arriva anche a non vedere una mazza. Capitolo 1. Ah, Granata Press. Granata Press che comunque sono numeri esauriti. Quindi niente da fare. E quindi questa è la sostanza, insomma, se volete leggervi qualche manga, potete scaricarvi tutto quello che volete, insomma, quindi adesso a me non ha visualizzato la copertina di Lady Oscar, però ci sono anche le copertine. Poi, se avete il tablet, ve lo inserite nel tablet e ve lo sfogliate tranquillamente. Vedete, c'è anche Hunter x Hunter, poi altre cose che io non conosco. Vabbè, poi c'è Bleach, penso ci sarà anche Death Note, secondo me. Death Note, vediamo. Sì, c'è sia in italiano che in inglese. Però anche Death Note si trova, quindi non è una cosa così difficile reperirlo. Adesso mi sembra che abbiano fatto un'edizione abbastanza bella, tra le altre cose, e 12 euro a volume. Adesso qui ci sono 109 numeri. Però tenete anche conto che quando fanno queste edizioni così corpose a livello di denaro è perché comunque hanno riunito più numeri.
Infatti mi sembra che non sono tantissimi. E questo è quanto. Quindi se volete leggervi un po' di manga a scrocco, perché o non li trovate o sono troppi o non avete i soldi, potete andare in questo bellissimo sito che secondo me è completo. Poi lo aggiorno di continuo. Come vedete hanno già messo qualcosa qui. Oggi 4:49, oggi 4:52. Pomeridiane, mattina, pomeriggio, insomma anche Naruto, sì, insomma è sempre, sempre aggiornato. Quindi ve lo consiglio, il link è in descrizione. Poi se qualcuno mi vuole regalare l'edizione di Giorgi in lingua italiana, lo apprezzerei tantissimo. E a proposito di Giorgi, c'è appunto in lingua inglese, ma non è così difficile, insomma, leggere un fumetto così come quello di Giorgi, sapendo anche un po' la storia, anche se il manga ha delle diversità, e mi sembra anche logico perché in televisione non potevano trasmettere certe cose. Già era abbastanza scandaloso che facessero vedere un cartone animato del genere con tutti i risvolti un po' incestuosi. Va bene, direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao!